Pietro, ma ti rendi conto che potete farvi male? Molto male, tutti e due. Scusaci. Ma cosa ci facevate qui? Noi stavamo facendo una passeggiata. Niente di male, io credo. Vabbè, lasciamo stare. Odette, sei sicura? Somiglia alla macchina di tuo zio. Guardala bene. Il colore è lo stesso, ma... questa è tutta ammaccata. Butta fuoco, accompagni i bambini a casa, eh? Ma no, zio! Pietro! Andiamoci a prendere una bella cioccolata, forza! Commissario, la mandiamo alla scientifica? Sì, ma rintracciamo anche la sorella della bambina. Ho un brutto presentimento. Ok. Giovanni, forse è meglio. Venga. Ora va meglio, Chantal? Se la sente di rispondere a qualche domanda. Sì. Dove era andato suo zio? Mi aveva solo detto che era un viaggio di lavoro. Doveva tornare lunedì. Ma prima di partire aveva fatto tante telefonate in inglese. E nominava sempre Tirana. Sì. In macchina c'erano delle carte stradali dell'Albania. Probabilmente è andato lì. Ma cos'è successo? È tornato prima? Perché è finito in fondo a quella scarpata? Questo non lo sappiamo. Però è certo che non si è trattato di un incidente. L'auto di suo zio era troppo lontana dal corpo. In quella scarpata ce l'ha buttata qualcuno. Vuol dire che è stato ucciso? Sì. Mi dispiace, Chantal. Dio mio. Ha dei sospetti su chi possa essere stato. Cioè, suo zio aveva dei nemici, qualcuno che ce l'aveva con lui. Non lo so, non parlava mai del suo lavoro. Certo, aveva un carattere difficile. Lo sentivo spesso litigare al telefono. Anche il giorno prima della partenza. Sì. Ho sentito le sue urla dallo studio. E non sa con chi stesse parlando? No. Però... qualche giorno prima aveva ricevuto la visita di un signore con l'accento straniero. E anche con lui aveva litigato. È in grado di riconoscerlo? Mi ricordo che... aveva un cappello grigio. Era molto alto, ma non l'ho visto bene, solo un attimo di sfuggita. Faremo delle ricerche sui suoi rapporti in Albania. Può darsi che la sua morte sia legata a quel viaggio. Certo. Con noi lo zio Angelo è sempre stato così buono. Ci mandava regali bellissimi. Non riesco proprio a immaginare chi potesse odiarlo così. Suo zio era molto ricco, Chantal. E quando ci sono di mezzo i soldi, la gente cambia. Tra Odette e suo nipote è nata una grande amicizia. Sì, lo so. Pietro si è molto legato a sua sorella. Anche lei. E ha un carattere difficile. Non fa amicizia facilmente. Con Pietro non avrà problemi. Lui ha un desiderio istintivo di stare con gli altri, di comunicare. Mi fa molto piacere questa cosa. E a tu?
Certo, anche a me. Sai, in questo momento io e mia sorella ci sentiamo molto sole. Abbiamo bisogno di un po' di amicizia. Mi dispiace, ma credo che si sia fatto un po' tardi e devo tornare in ufficio. Comunque, può contare su Pietro e su me. Grazie, commissario. Commissario, ma si rende conto che suo nipote e quel cane sono sempre dove non dovrebbero essere? Dottoressa Caponero, quella macchina, senza di loro, non l'avremmo mai ritrovata. Era finita in fondo a una scarpata, nascosta. Avevamo già fatto un sopralluogo senza vederla. Cosa sappiamo di questo Angelo Rabaldi? Allora, era piuttosto conosciuto in paese. Era un produttore di vini e di non so cos'altro, almeno così dice mia madre. Alt! Adesso che cosa c'entra sua madre? Niente. Soltanto si conoscevano da giovani, anche con il fratello di Rambaldi, che vive in Francia. Va bene. C'è dell'altro? Salute. Veramente ero venuto a portarle queste. Posso? Prego. Sono tutte omeopatiche. C'è anche la Coditum. L'avevo finita. Mi scusi se insisto, ma la vedo piuttosto aggravata. Sarebbe meglio un antibiotico per stroncare. Do, grazie. Dottoressa, glielo devo dire. Lei è troppo testarda. E poi non dà retta a nessuno. Beh, ti voglio. Ma lei è venuto qui come medico o come poliziotto? Continuo a pensare a qualcosa, ma non capisco a che cosa. Cerca di essere un po' più chiara, Caterina. Ma a qualcosa che riguarda l'omicidio Rambaldi, ma non riesco a mettere a fuoco. A quelle due sorelle. Certo che sono proprio sfortunate. La prima volta che vengono a trovare lo zio, qualcuno lo ammazza. Già. Grazie. Io ho la pista giusta. Figuriamoci, ma... E quale sarebbe? Ieri ho parlato con Maria Fiorentino. E chi è? Come te la ricordi, Maria Fiorentino? Ma vi frequentavate una volta. Maria Fiorentino. Ah, sì! Oh, mio Dio! Quanto tempo è passato, Ma che fine ha fatto? Vive sempre qui? Certo, è passata proprio ieri a salutarmi. Oh, ma guarda... Beh, ma che c'entra con l'omicidio Rambaldi? Beh, direttamente nulla. Ma ha un nipote. Un nipote? Ma allora si è sposata. Diceva che non si sarebbe mai sposata. E infatti non si è sposata. È il figlio della sorella. Insomma, Maria mi ha detto che questo nipote è stato rovinato proprio da Rambaldi. Ah, rovinato come? Beh, questo non me l'ha detto. Comunque, è un possibile movente. Scusa se te lo dico, Saverio, ma mi sembra molto vaga, come pista. Ma ancora con questo autore, ma chi lo legge più ormai Sherlock Holmes? Ma... Comunque, se vai a trovare Maria... Io? Non dirle che ti ho parlato del nipote. Ma quando mai? Non vorrei passare per pettegolo. Ma perché mi prendi? Siamo più viste da 40 anni. Più o meno, Oh, ma si rimedia subito, sai. Una di queste sere si fa una cenetta. Grazie. Io, te e Saverio. Lo vedi sempre, Saverio? Sì, quasi tutti i giorni. Si mi dà sempre un sacco di consigli per i libri. Oh, sì. Basta. I libri. È la sua passione. No, ma ti ricordi quando assisteva ai nostri balli sulla rotonda, È stato il periodo più bello della mia vita. So, una rotonda sul mare.
senti, ma tu te li ricordi i fratelli Rambaldi? Me li ricordo bene. L'Attilio era un bell'uomo, ma l'Angelo l'era più brutto del diavolo. Ma tu lo sai che Angelo è stato trovato morto l'altro giorno? Lo so. Ha fatto la fine che si meritava. Ma era cattivo, sai. Ma come? Ma se invece dicevano che era una bravissima persona. Ma chi lo dice? Quelli che non hanno avuto a che fare con lui, quelli sì. L'era più brutto dentro che fuori. Ma perché? Ma che ha fatto? È cattiverie. Ti racconto quello che ha fatto al mio nipote. Dimmi. Tu te la ricordi la mia sorella? Sì. Quella che è morta del brutto male. Il figliolo, il Claudio. L'aveva messo su una fabbrica di stoffe. Beh, lo sai che ha fatto lui. Non sei degno di stare su questa terra. Pagherai tutto. Sono minacce piuttosto esplicite. Dove la trovate? Nella dépendance. Cosa c'è? C'è una cosa che devo dirle. Ma la prego di non dire nulla a Odette di questo. Nostro padre sta molto male. È in ospedale. Che cosa? Ha tentato di suicidarsi. Lo zio Angelo si era offerto di ospitarci per un po', ma Odette sa soltanto che è stato male. Scusi. Pronto? Ah oui, maman. Oui, tout va très bien, mais là, je suis avec les agents de police. Ah, bien. Bien. Je te rappellerai plus tard, alors. Buone notizie. Papà va mieux. Io? Ah, scusi. Papà ha avuto un piccolo miglioramento. Lei è molto legata a suo padre? Sì, molto. Le farò esaminare. Comunque, grazie per la sua disponibilità. Grazie. Sono io che devo ringraziare lei, il commissario, e anche sua madre. Mia madre? Sì. È una donna molto sensibile. Si è offerta di ospitare Odette a casa vostra. Cosa? Sì, ha pensato che questi giorni di confusione, la morte dello zio, la polizia a casa, le domande. Grazie, di cuore. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ma come ti è venuto in mente una cosa di genere? Ma perché? Mi è sembrato normale invitarla a casa, poverina. Mamma, è in corso un'indagine. Suo zio è stato ucciso. Appunto, è un grosso trauma per una bambina. Ma ti rendi conto? Io non posso ospitare in casa una persona che è legata alle indagini che sto svolgendo. Guarda, quella bambina qui non ci può stare. Nonna! Che c'è, tesoro? Nonna. Sì? Io non faccio il lettino perché ho detto sto piangendo. Oh, mio Dio, dove... Ah, grazie. Vai, tesoro, va. Perché non glielo dici tu, visto che sei tanto bravo? Grattati. Ma dove vai? Dobbiamo tornare, ma che ti prendi? Dobbiamo tornare qui. No, è inutile che neghi, lo so benissimo. Ma cosa? Che quella lì ormai sta a casa tua e ci dorme pure. Ma la Milona che l'ha invitata, mica io. Suo zio è morto e il suo buon ospedale. Non me ne importa niente. So solo che da quando c'è quella lì, io e te non ci vediamo più.